è stato il vicario generale Monsignore Enrico Nutti a presiedere la celebrazione nella cattedrale di Cristo Re della giornata della vita consacrata in occasione della celebrazione della festa della presentazione del Signore Gesù al Tempio, la popolare Candelora. La prima testimonianza di tale festa risale al IV secolo a Gerusalemme, in precedenza nota come festa della purificazione della Santissima Vergine Maria, ha in seguito recuperato il titolo di presentazione del Signore come era in origine. Oggi la festa ci invita a contemplare l'umiltà del Creatore che si sottomette alla legge che egli stesso aveva dato a Mosè sul monte Sinai. L'incontro della Sacra Famiglia con i vecchi Simeone ed Anna al Tempio, riferito da San Luca nel capitolo secondo del suo Vangelo, sottolinea l'aspetto sacrificale della celebrazione e la comunione personale di Maria col sacrificio di Cristo, poiché 40 giorni dopo la sua divina maternità, la profezia di Simeone le fa intravedere le prospettive della sua sofferenza. Una spada ti trafiggerà l'anima, dice Simeone a Maria, e vuol dire che Maria è stata associata al sacrificio del figlio. Il rito della benedizione delle candele con cui si è aperta la celebrazione e di cui si ha testimonianza già nel X secolo si ispira alle parole di Simeone: i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Ma sentiamo qualche brano della omelia del vicario generale Monsignore Enrico Nutti. Così in questa celebrazione, tra poco appunto i nostri fratelli religiosi e religiose rinnoveranno i loro voti, rinnoveranno quella totale dedizione a Dio, che ci richiama appunto come il Signore per tutti sarà l'unico bene e il sommo bene alla fine di questa vita, ma quell'unico bene che dà senso a tutti gli altri beni, che dà senso a tutte le relazioni che noi abbiamo, perché in Dio nulla è perduto, tutto è ritrovato. In questa occasione si è celebrata anche la giornata della vita consacrata, a ricordarci la ricchezza e il valore che ha per la Chiesa la vita di coloro che consacrano la loro vita al Signore nella preghiera e nella azione concreta nei vari campi di apostolato. È la presenza preziosa anche per la nostra Chiesa locale di tanti religiosi e religiose che operano nella nostra comunità diocesana.